Bentornati a tutti, ricominciamo oggi i nostri fasi, diciamo, di approfondimento su tematiche legate a tecnologia e società che abbiamo iniziato, diciamo, in fase di lockdown con alcune interviste al professor Floridi, al professor Fumagalli e a Giancarlo De Martin dell'Università di Torino, del Politecnico di Torino. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Antonio Casilli, che ha recentemente tradotto in italiano questo libro per la casa editrice Feltrinelli, Schiavi del click, che è traduzione, diciamo, di un libro suo scritto in francese lo scorso anno. Il professor Casilli è professore di sociologia presso Telecom Paris ed è ricercatore associato presso la scuola di studi sociali e di scienze sociali sempre di Parigi. La sua ricerca si concentra principalmente sulla comunicazione mediata dal computer, sul lavoro digitale e sulla privacy. Inoltre è un commentatore radiofonico per l'emittente pubblica France Culture. Questo succedeva qualche anno fa, mi permetto di... Ho smesso da qualche anno perché ho altri impegni, purtroppo. Peccato, ho visto anche dei video suoi appunto su Sì, YouTube no. Continuo ad esserci spesso, ma non in quanto editorialista, ecco. Ringrazio. Venendo un po', diciamo, ai temi sviluppati nel libro e negli studi del professore, volevo innanzitutto chiedergli innanzitutto di definire il concetto di lavoro digitale, digital labor, e quali sono le tipologie di lavoro digitale per le piattaforme. E in quale modo le nuove forme di lavoro stanno cambiando la società che ci circonda? Allora, definire il digital labor è certo abbastanza facile, diretto. Si tratta di lavoro che è basato sui dati, lavoro di produzione di dati, ma lavoro anche retto, gestito dai dati, quindi si dice un lavoro datificato, e poi è anche un lavoro parcellizzato, quello che in inglese si direbbe taskified, cioè ridotto a delle micro attività sempre più piccole, sempre più frammentate, la cui unità di base sarebbe addirittura il click che noi facciamo su una tastiera, su un mouse, su uno schermo del nostro tablet o del nostro smartphone. Questa definizione può sembrare un po' criptica, però dall'inizio ci permette di distanziarci da quello che il digital labor non è. Non è il lavoro delle persone che producono le piattaforme, che concepiscono le piattaforme, che ne fanno il design delle interfacce o del codice. Non è un lavoro di ingegneri, di informatici, di data scientist. Questa è una professione a parte. Il digital labor è invece un insieme di lavori precari, di lavori mal pagati, a volte contrattualmente informali e spesso invisibilizzati, cioè un lavoro che viene o chiamato in altra maniera piuttosto che definirlo del lavoro, o che viene reso invisibile perché a volte si nasconde la sua stessa esistenza, ed è un lavoro che espone coloro che lo realizzano, beh, certo, non alle grandi opportunità di carriera alle quali possono aspirare gli ingegneri o i data scientist di cui parlavo prima. Quindi si tratta soprattutto di un lavoro che è un lavoro umile, un lavoro tra virgolette povero, e a volte povero nel vero senso della parola, perché non si guadagna molto. Per darvene qualche esempio, ci sono tre grandi categorie di digital labor, di piattaforme di digital labor. La prima sarebbe quello che è il lavoro on demand, su chiamata, un lavoro a richiesta, che è realizzato in tempo reale, che è domandato in tempo reale, realizzato in tempo reale grazie a una intermediazione algoritmica. L'esempio più facile da comprendere sarebbe quello degli autisti di Uber, oppure quello dei ciclofattorini, di Glovo, di altre
di altre piattaforme di questo tipo. Si tratta di un lavoro on demand, certo, perché è un lavoro che è realizzato nel momento in cui c'è una chiamata, non si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di un impiego in senso formale e non è un lavoro ben pagato, è anzi un lavoro sottoremunerato perché non si è mai sentito di qualcuno che è diventato ricco, almeno nei nostri paesi, facendo l'autista per Uber o facendo il ciclofattorino per Uber Eats. Una seconda famiglia, questa iniziamo a entrare, ad addentrarci più in forme di lavoro che sono meno conosciute certamente in Italia, è quella del microlavoro. Il microlavoro è un lavoro di lavoretti, ma talmente piccoli, talmente etti, che addirittura ci si mette qualche minuto e a volte meno di un minuto per realizzarli. Si tratta, per esempio, non lo so, di taggare delle immagini oppure di ascoltare rapidamente una conversazione, dire di che cosa parla, se si tratta di meteo o se si parla di governo, oppure ancora si tratta di ritrascrivere testi. Tutto questo serve sostanzialmente per produrre quello che noi chiamiamo l'intelligenza artificiale, i sistemi di intelligenza artificiale. Poi dopo posso darne qualche esempio più preciso, ma giusto per dirne una delle tante piattaforme che propone questo tipo di microlavori, è Amazon Mechanical Turk, che è non la più grande al mondo, ma certamente una delle più antiche, perché esiste dalla metà degli anni 2000. Ed è una piattaforma sulla quale ci si può iscrivere, non si è contrattualizzati, si è definiti come dei partecipanti e non come dei lavoratori, e si può scegliere di realizzare delle piccole task, delle piccole attività, delle micromansioni che sono presentate ai lavoratori sotto forma di annunci. Voilà, un annuncio potrebbe essere, non lo so, leggi questa pagina e trascrivi tutti quanti gli indirizzi email, oppure guarda queste 5 foto di scontrini di cassa e dimmi se si tratta o no di acquisto di, che ne so, sci, mettiamo caso, o di banane, non lo so, poco importa, qualcosa che si possa comprare in un grande centro commerciale. E tutto questo ancora una volta serve spesso per insegnare ai sistemi di intelligenza artificiale a riconoscere giustamente uno scontrino nel quale sono acquistate banane piuttosto che scarpe, oppure un altro potrebbe essere, cioè, appunto di taggare un'immagine, quindi insegnare a riconoscere delle immagini o dei testi e via di questo passo. Terza e ultima famiglia, quella che abbiamo sotto gli occhi tutti e che al tempo stesso è la più problematica da definire in quanto lavoro, che è quella del lavoro sociale in rete. Ovvero, il lavoro sociale in rete è quello che ciascuno di noi svolge producendo valore in maniera più o meno volontaria per grandi piattaforme generaliste, Google, Amazon, Facebook, e via di questo passo. Allora, perché dico che ciascuno di noi lo realizza? Perché ciascuno di noi si trova presto o tardi a realizzare delle piccole mansioni che sono pagate zero e che per ciò non di meno producono valore per Facebook. Dico, cioè, qualcuno di noi è pagato zero, ma altri, un numero crescente del resto, è invece remunerato e a volte anche bene. Sto pensando per esempio agli influencer, ai creators di contenuti, per esempio su YouTube e compagnia. E queste persone, ecco, producono valore per queste grandi piattaforme che hanno in loro uno dei principali fattori produttivi. YouTube non esisterebbe se non ci fossero i creatori di contenuto, non esisterebbe Instagram, ma del resto non esisterebbe neanche Google, il cui motore di ricerca è poco alla volta addestrato da ciascuno di noi ogni volta che noi cerchiamo un'informazione su questo motore di ricerca, perché il motore di ricerca si affina, si migliora grazie a quello che noi scriviamo nella piccola box che ci permette di inviare una richiesta. Allora, si potrebbe dire che questo lavoro è problematico perché? Beh, perché se gli altri erano sottoremunerati o microremunerati, questo tendenzialmente non è affatto remunerato, è un lavoro gratuito, il che elimina uno dei principali criteri di definizione del lavoro, almeno nel contesto contemporaneo, nel contesto internazionale, e cioè il fatto che un lavoro dia adito a una remunerazione.
Ciò non di meno, questo è un lavoro che da tutti i punti di vista è un'attività produttiva, è un'attività che è sottomessa a tutta una serie di forme di subordinazione che si manifestano, per esempio, attraverso tutti gli ordini che le piattaforme ci danno. Guarda qui, connettiti, clicca su questo bottone, invia o condividi questa informazione. Tutte delle forme di subordinazione che si manifestano attraverso ordini dati all'imperativo e incidentalmente, questo lavoro. Non è gratuito per tutti, non soltanto appunto per gli influencer di cui parlavo prima, ma ci sono accanto a noi, tra virgolette, ma anche senza virgolette, accanto a noi veramente, quando noi inviamo un messaggio, postiamo un messaggio su Facebook, una serie di persone che noi non vediamo e che, ciò non di meno, sono degli utilizzatori come noi. Possono essere, per esempio, dei moderatori, cioè quelli che guardano i nostri contenuti e ne valutano la pertinenza, la legittimità a volte rispetto alle regole della piattaforma, i quali sono pagati, spesso sono inquadrati come dei microlavoratori, spesso non li vediamo perché sono in altri paesi, per l'Europa potrebbero essere in Spagna oppure in Irlanda o in Ungheria o in Latvia, in altri posti, ma possono anche essere delle persone che si trovano nelle Filippine. E quindi sono invisibili perché sono anche in un altro paese, sono geograficamente lontani. E poi potrebbero anche esserci altre persone che non sono dei moderatori, non sono degli utilizzatori qualunque come chiunque di noi, ma in realtà sono per esempio dei fake followers, sono delle persone che impersonano altre, sono quindi questi finti utilizzatori che fanno della finta viralità e che a volte si trovano al centro di scandali internazionali che possono essere legati per esempio al loro ruolo nel far eleggere alcuni candidati problematici. Uno di questi potrebbe essere lo stesso Donald Trump, oppure nella campagna del Brexit, l'uso che ne è stato fatto anche da strutture come Cambridge Analytica, e in certi casi sono invece utilizzati massivamente nel contesto del marketing per pompare le statistiche, per esempio, di che ne so, di download di un'applicazione o di audience di un video, o di like, o di followers per un account o per un contenuto. Ecco, tutte queste tre grandi famiglie, quindi lavoro alla on demand, quello dei ciclofattorini per intenderci, il microlavoro, quello dei microlavoratori che noi non vediamo e che addestrano l'intelligenza artificiale, in ultimo il lavoro sociale in rete, cioè tutto quello che serve a creare contenuti e dati per le grandi piattaforme, costituiscono queste tre galassie, queste tre grandi famiglie del digital labor. Chiarissimo, grazie. Quindi sostanzialmente quello che stai dicendo è che in fondo la fine del lavoro non c'è stata ancora, perlomeno. Sì, Possiamo. non c'è stata ancora, ma vabbè, questa tanto per cominciare, la profezia della fine del lavoro è un orizzonte distopico, ovvero sia un annuncio minaccioso che viene ripetuto frequentemente, ciclicamente, e ciclicamente da secoli. E quando dico da secoli non esagero, perché le prime persone che hanno iniziato a preoccuparsi della fine del lavoro umano, risalgono al primo industrialismo, persone come David Ricardo o come Thomas Mortimer, che sono dei padri, dei pionieri dell'economia politica, erano già i primi a preoccuparsi di machinery, quindi le macchine a vapore, per intenderci, di una volta, come minacce potenziali per l'impiego degli esseri umani. E intendiamoci bene, le macchine evolvono, le macchine si trasformano e il lavoro umano è ancora lì, l'impiego umano lì è un po' più problematico perché se anche è vero che oggi ci troviamo in una situazione nella quale le persone formalmente impiegate al mondo, cioè a livello mondiale, globale, sono a dei livelli che non sono mai stati raggiunti nella storia per motivi ovvi, cioè forme sostanzialmente di creazione di stati democratici che mettono in atto delle regole precise secondo degli standard che sono per esempio stabiliti da grandi istituzioni internazionali come l'ILO, cioè sarebbe dire l'International Labour Organization, pardon, oppure il fatto stesso che ci siano miliardi di persone sulla Terra fanno in modo che effettivamente il numero di persone impiegate sia in assoluto più grande. Ma questo a livello di tendenza non è la stessa cosa. A livello di tendenza sta succedendo che il lavoro non scompare, ma l'impiego è in pericolo.
L'impiego significa sostanzialmente il lavoro formalizzato, quello che permette naturalmente di avere accesso a una certa protezione sociale, a qualificarsi per una pensione, per esempio, per un'assicurazione professionale o ancora che permette di perseguire una carriera, ecco, questo è in pericolo di fronte all'esplosione delle grandi piattaforme multinazionali, appunto, potrebbero essere Uber, potrebbe essere Amazon, Google, ma potrebbero anche essere degli attori degli economici, intendo dire agenti economici molto più piccoli e molto più locali, che stanno determinando la generalizzazione di un lavoro a chiamata, di un lavoro che viene presentato come un lavoro di freelance, un lavoro di imprenditori o di autoimprenditori o di microimprenditori, ma che di fatto è un lavoro precario. Allora, cosa c'entra in tutto questo l'intelligenza artificiale? Beh, c'entra perché è costantemente presentata come, tanto per cominciare, il paradigma attuale della tecnologia. Se appunto nel primo industrialismo c'erano le macchine a vapore, adesso invece ci sono delle macchine che comunicano fra di loro e che gestiscono dati, analizzano dati e che imparano dai dati. Questo è il famoso machine learning, ovvero sia l'apprendimento automatico. Se guardiamo bene i dati statistici, questa fine del lavoro non c'è, e non c'è certo a causa dell'intelligenza artificiale. Guardiamo per esempio alcune profezie recenti, risalgono già a 2012-2013, quando a un certo punto due ricercatori dell'Università di Oxford hanno pubblicato questo famoso working paper che si chiamava Il futuro dell'impiego, The Future of Employment, nel quale annunciavano che da qui al 2030 gli Stati Uniti si sarebbero ritrovati con 47% in meno dei posti di lavoro. Sulla base di scelte metodologiche e statistiche che sono state ampiamente contestate, l'OCSE ha presentato il suo proprio rapporto quasi subito dopo, che diceva che sì, al massimo facciamo fronte a una diminuzione, una scomparsa del 9% degli impieghi. Beh, certo, c'è un bello scarto in termini di ordine di grandezza tra 47% e quasi la metà, e il 9%, che è meno del 10%, ma comunque, voglio dire, entrambi sembrano essere d'accordo che l'impiego scompare. Io personalmente, in questo libro, Schiavi del Click, e in tutta una serie di lavori che hanno preceduto, ecco, questo libro, prendo una posizione, diciamo, sorprendente, certamente per il contesto italiano, che su queste questioni, ecco, ha delle posizioni molto classiche, molto duali, molto manichee, cioè la tecnologia distrugge il lavoro o la tecnologia crea posti di lavoro. Ecco, io personalmente ho una posizione, come tanti altri nel contesto internazionale, che consiste nel dire la tecnologia è un pretesto che per i capitalisti è una buona scusa per distruggere impiego, ma la distruzione dell'impiego, quando anche sia pretestuosa, ecco, sotto questa facciata della tecnologia ineluttabile, la distruzione dell'impiego non significa la fine del lavoro, il lavoro è soltanto camuffato da altra cosa precarizzato. Ecco, un lavoro precarizzato significa che se prima eri impiegato, salariato, protetto, adesso vieni reintegrato per fare delle mansioni meno avvincenti, con prospettive di carriera meno luminose, con remunerazioni certamente inferiori e con una protezione sociale certamente infima rispetto a quella precedente. E quello è sostanzialmente quello che sta succedendo a livello dell'emergenza di questa enorme forza lavoro che si concentra attorno alle piattaforme, perché le piattaforme che noi conosciamo sono ancora poca cosa rispetto a quello che sta succedendo a livello internazionale. Uber in paesi europei raggiunge in certi casi
non lo so, degli effettivi, cioè il numero di persone che lavorano su queste piattaforme, di appena qualche decina di migliaia di lavoratori, ma già i micro lavoratori, ovvero quelli che lavorano per piattaforme alla Amazon Mechanical Turk, sono dell'ordine delle centinaia di migliaia in Europa, e l'Europa è una parte, non direi infima, ma soltanto una parte del mondo. Se ci spostiamo a livello mondiale, soltanto le piattaforme di microlavoro raggiungono e superano anche i centinaia di milioni dichiarati da queste piattaforme di effettivi, di persone che lavorano su queste piattaforme. Ma come lavorano? Lavorano in maniera precaria, lavorano in maniera temporanea, lavorano in maniera volatile, cioè fluttuante. Il giorno prima c'è da lavorare, il giorno dopo non ce n'è. Quindi siamo in una situazione di cottimo spinto all'estremo, con delle remunerazioni che sono scarsissime e con una fortissima concorrenza internazionale tra i lavoratori, perché una persona che lavora dalla Germania o dall'Italia o dalla Francia si ritrova a competere con persone che lavorano alla stessa micro task, ovvero alla stessa micro mansione, nelle Filippine, in Malesia o in Cina, per remunerazioni che sono 10 volte o a volte anche più, più basse. Quindi ci troviamo di fronte a degli effetti estremi di mondializzazione, di globalizzazione e degli effetti estremi di digitalizzazione, e non è una buona notizia, anche se l'intelligenza artificiale non sta distruggendo lei personalmente, diciamo così, i nostri posti di lavoro. Come si potrebbe dire, insomma, diciamo, non manca il lavoro, manca, diciamo, la volontà e anche, diciamo, di retribuirlo, e ci sono anche molti più strumenti perché questo, diciamo, accade, insomma. Ma volevo chiedere però un approfondimento su questo tema. In questo contesto, dove appunto il lavoro è facilmente, diciamo, delocalizzato, diciamo, ed è facilmente non retribuito in tutte le forme che lei ha detto finora, quali può essere un ruolo per il sindacato? Perché potrei chiedere anche una distinzione tra la situazione italiana, che appunto è un po' particolare, e altre situazioni, diciamo, dove magari sia un pochettino più avanti, diciamo, nel cercare di creare un argine rispetto a questi fenomeni. Beh, io sarei meno pessimista sulla situazione italiana, almeno dal punto di vista sindacale, perché in realtà i sindacati italiani si stanno muovendo su questi fronti da anni, e in maniera a volte più efficace o efficiente, certo, che in altri paesi. Do qualche esempio. Dal 2017 la CGIL italiana ha adottato quella che possiamo definire la dottrina della contrattazione dell'algoritmo. Questo riguarda principalmente i lavoratori a chiamate, i lavoratori on demand, del tipo appunto i ciclofattorini. In questo caso il principio è che questi lavoratori producono algoritmi, cioè nel senso, producono intelligenze artificiali, ma al tempo stesso sono gestiti da intelligenze artificiali, e per questo le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti in senso lato devono avere la possibilità di dire la loro su come questo algoritmo è costruito, che è una proposta teorica e anche politica estremamente forte, e che è anche implementata, è anche messa in atto, per esempio, in una serie di azioni sindacali, soprattutto azioni legali, perché passano per tribunali, come per esempio quella che ha fatto in modo che una parte della CGIL facesse causa non a Deliveroo in quanto impresa, ma all'algoritmo di Deliveroo, ovvero sia l'algoritmo Frank. Questo è, diciamo, che quello che sta succedendo in Italia fa eco a tutta una serie di altre iniziative che vediamo in altri paesi. Già dalla metà degli anni 2010 in Germania il più grande sindacato d'Europa, in realtà, che si chiama IG Metall, cioè i metalmeccanici tedeschi, aveva iniziato una forte
diciamo, iniziativa, una forte campagna in difesa dei lavoratori delle piattaforme, tutti, non soltanto Ciclofattorini, Uber, eccetera, ma anche quelli che lavorano per Amazon Mechanical Turk, quelli che lavorano per la moderazione di contenuti, eccetera, eccetera. E questo si è manifestato prima di tutto nella creazione di standard internazionali adatti a questi lavoratori. Certo, esistono i diritti internazionali dei lavoratori, ma a questi si aggiungono i diritti internazionali dei lavoratori delle piattaforme, che hanno le loro proprie esigenze. Se pensiamo per esempio a qual è il tribunale competente per una piattaforma che ne so, ha un cliente in Germania, mettiamo Volkswagen, che deve fare le sue automobili a guida autonoma, ma qualcuno deve, tra virgolette, produrre, addestrare i dati necessari per l'intelligenza artificiale che si trova all'interno di questo veicolo autonomo, e mettiamo che li troviamo nelle Filippine. Allora, il tribunale competente qual è? Quello della Germania, quello delle Filippine o quello della piattaforma, della sede della piattaforma che magari è in Irlanda o in Australia o negli Stati Uniti? Stabilire farsi queste domande oggi è fondamentale, come pure per esempio stabilire qual è il livello di remunerazione, perché non ci scordiamo che la questione della delocalizzazione diciamo digitale che avviene attraverso queste piattaforme, cioè il fatto che non c'è più bisogno in un contesto di questo genere di andare a aprire una fabbrica in Cina o di creare una società in Argentina, ma basta semplicemente rivolgersi a una piattaforma che permette di reclutare delle persone in Cina e delle persone in Argentina. Ecco, in un contesto di questo genere è chiaro che noi abbiamo una fortissima competizione internazionale sulle remunerazioni stesse dei lavoratori. Allora, in questo caso, se dovessimo dire qual è il reddito minimo, minimum wage che si applica, è quello dell'Argentina, quello della Cina, oppure ancora quello dell'impresa o del paese nel quale si trova l'impresa che dà lavoro a queste persone. Ecco, queste sono tutte delle domande importantissime che i sindacati si pongono già. Il sindacato francese, Force Ouvrière, nello specifico, è stato il primo sindacato che ha finanziato la nostra propria inchiesta sul microlavoro in Francia. Questa è un'inchiesta che è uscita qualche mese dopo l'uscita in Francia di questo stesso libro, che è uscito nel 2019, e quindi questo lavoro, che si chiamava il microlavoro in Francia, questa ricerca, è stata finanziata da Force Ouvrière, che, insomma, voglio dire, è un sindacato dei più classici, oppure ancora, non lo so, altri sindacati, questi sono più, diciamo, legati a delle coordinazioni di base, sono dei sindacati di base, ecco, stanno per esempio aiutando gli autisti di Uber a recuperare i loro stessi dati, in seguito a una recente sentenza della Corte di Cassazione di Parigi, che ha stabilito che una persona, un lavoratore, è subordinato alla piattaforma Uber, nello specifico, nel momento stesso in cui si connette alla piattaforma. Quindi il legame di subordinazione non è nel momento in cui si realizza una corsa, per esempio, una qualunque altra mansione per Uber, ma nel momento in cui ci si connette alla piattaforma, il che è una rivoluzione in termini giuslavoristici. La subordinazione non è definita da un contratto, ma dalle condizioni generali di uso o dei termini di utilizzazione di una piattaforma. E questo personalmente io lo considero una vittoria mia e di quelli che la pensano come me, perché queste sono delle posizioni che personalmente io difendo da diversi anni e che sono incidentalmente discusse ampiamente in questo libro Schiavi del Click. Chiarissimo. C'è forse qualche problema di connessione, spero che insomma, che tenga ancora. La ringrazio e vorrei andare un attimo avanti su questo. Per quanto riguarda appunto cioè forme sempre di diciamo difesa del lavoro, sostanzialmente, ci sono due proposte, diciamo, già in qualche modo c'è la questione del salario, come diceva prima, però collegato a questo volevo
chiedere qualche considerazione sulla proposta del reddito di base, se può essere in forma di tutela del lavoro digitale, c'è una proposta di di tecnologia della Silicon Valley, soprattutto per i suoi lunghissimi thread, diciamo, e c'è anche per i suoi iscritti, che praticamente proponeva nel libro tradotto in italiano col titolo La dignità ai tempi di Internet, un utilizzo dei dati sostanzialmente per retribuire anche la creazione di disegni, cioè, fa l'esempio proprio dei castelli di sabbia, no? Castello di sabbia è bello, un'altra persona gli piace, lo scarica da Instagram, lo riproduce con una stampante 3D e una quota, diciamo, di soldi va alla persona che l'ha originariamente creato. Voglio chiedere appunto considerazioni su questi strumenti, o se hai neanche altri in mente che potrebbero, cioè, appunto, nel libro puoi appunto fare alcune considerazioni anche in positivo sul cosa empowerment, quindi non so se puoi riprendere anche una situazione su questo. Allora, io preciso che ho capito la domanda, la connessione è veramente atroce, spero che dalla parte mia non ci siano altrettanti problemi, nel caso mi fermi. Comunque, sì, allora, la questione della remunerazione è una questione centrale, non è l'unica, anzi, a volte è anche un po' uno specchio per le allodole, nel senso che se ci si concentra troppo sulla remunerazione, per esempio, ci scordiamo di guardare le altre dimensioni della dignità e del riconoscimento del lavoro, ovvero sia sarebbe, non so, le condizioni di lavoro, i rischi psicosociali per i lavoratori, l'accesso al lavoro, quindi le politiche di non discriminazione o l'eliminazione della sorveglianza sul luogo di lavoro, tutte questioni fondamentali. Ma per rivenire alla remunerazione, ecco, io faccio parte di coloro che sono degli avversari dichiarati e acerrimi delle posizioni come quella di Jaron Lanier, che è stata appena descritta, la quale proposta consiste sostanzialmente nel dire trattiamo i dati come fossero, che ne so, delle canzoni o delle opere dell'ingegno e paghiamoli con dei diritti d'autore e incidentalmente riconosciamo un diritto di proprietà privata su questi stessi dati. Allora, questo è problematico, è una proposta che è agli antipodi della proposta che faccio io e altri, che è invece una proposta di remunerazione collettiva, universale, incondizionata, quindi qualcosa che assomigli di più a un vero reddito di cittadinanza, ma che ancora una volta bisogna ben intenderci su che cosa intendiamo, però la differenza fondamentale è che questa è una remunerazione collettiva indipendente da ciascuno dei dati o dei contenuti che noi produciamo. Allora, per cominciare, qual è il problema della remunerazione individualista alla Jaron Lanier? Jaron Lanier, certo, è conosciuto come uno dei padri della realtà virtuale, un saggista brillante, anche se forse un tantinello troppo prolifico, ma è anche un musicista. E un musicista che quindi ragiona da musicista e pensa semplicemente, beh, se io compongo una sinfonia, una canzone, un pezzo qualunque, questa musica può essere riprodotta, può essere riregistrata e ho diritto effettivamente a prendere delle royalties, ed il sistema al quale lui ha pensato è quello delle royalties, il che in linea di principio potrebbe, che so, adattarsi a, che ne so, appunto, se uno produce un contenuto per Instagram o un video su YouTube, ma questo è già in una certa misura tutelato, nel senso che già esistono delle leggi per questo. Il problema è che le piattaforme come YouTube, come Facebook, non fanno veramente soldi con i nostri contenuti, o se lo fanno in maniera assolutamente accessoria. La vera fonte di valore è invece rappresentata dai dati e dai metadati. Se io pubblico una foto di un gattino meraviglioso e tutti la vogliono, questo è interessante, certo, ma
quello che in realtà Facebook o Google monetizzano o trasformano in valore in una maniera o in un'altra, sono piuttosto i metadati, cioè di questa foto del gatto, beh, per esempio, non lo so, che tag sono associate alla foto, qual è l'indirizzo IP dal quale è stata inviata la foto, a che ora è stata inviata la foto, che apparecchio fotografico avevo, oppure se l'ho fatto con il mio smartphone, che modello di smartphone, tutte delle informazioni che valgono molto di più del contenuto di questa benedetta foto. Allora, a questo punto diventa completamente balordo questo discorso di voler remunerare il contenuto come se il contenuto valesse qualche cosa. E poi c'è anche altra faccenda, che il dato, cioè il dato per esempio del mio indirizzo IP o della marca del mio smartphone, beh, questo non è soltanto una questione di royalties, è un dato che può essere rivenduto molte volte a prezzi estremamente diversi. Quindi voler applicare delle logiche di mercato all'antica a una situazione che è radicalmente differente è votata al fallimento nella maniera assolutamente immediata, ma in più espone me, produttore di questo dato, di questo contenuto, a una negoziazione che non è affatto a mio vantaggio. Competere o piuttosto negoziare con un Google o con un Facebook chiaramente mi espone al fatto che loro stabiliscano il prezzo e mi dicono: questo dato vale 0,0001 centesimi, tanto ti paghiamo e tu non hai voce in capitolo, che è quello esattamente che succede già su queste piattaforme di microlavoro di cui parlavo prima, perché ci troviamo di fronte a persone che sono pagate una miseria, sono pagate in certi casi un centesimo o in certi paesi come l'Indonesia 0,0008 centesimi per cliccare su qualche cosa, produrre un dato potrebbe essere giustamente un tag, oppure produrre una foto, oppure guardare una foto e via di questo passo. Quindi è come se Jaron Lanier dicesse: diventate tutti quanti microlavoratori e starete bene. No, non stiamo bene, perché sappiamo benissimo dagli studi che esistono che questi microlavoratori vivono in condizioni di miseria non hanno assolutamente una situazione invidiabile. Allora, qual è la soluzione? La soluzione che propongo in questo libro, nell'ultimo capitolo che si intitola Che fare, è una delle soluzioni possibili, è quella di un reddito digitale sociale, ovvero sia un reddito che è relativo alla nostra produzione di dati e che in più è sociale e universale, nel senso che è completamente svincolato dal fatto che io produca tanti o pochi dati. Il fatto stesso di far parte di una società che produce dati, ecco, fa di me un candidato a questo reddito. E questo fa parte di una riflessione che in realtà è stata lanciata tanti anni fa, una decina buona di anni fa, anzi, non esagero, quando, per esempio, non lo so, degli economisti o addirittura dei funzionari del Ministero delle Finanze francesi hanno cominciato a riflettere a come tassare le grandi piattaforme alla Google, Facebook e compagnia. Erano arrivati alla conclusione che la maniera migliore di tassarli era di considerare che queste piattaforme esistono grazie a quello che loro chiamavano il lavoro invisibile, e che io chiamo il digital labor, di 60 milioni di francesi, 60 milioni di italiani, 80 milioni di tedeschi e via di questo passo, e che il fatto stesso di essere in questa nazione fa di te un produttore di dati, perché quando anche io non avessi telefonino, un computer, se non avessi un conto, un account Facebook, ciò non di meno le persone attorno a me ce l'hanno. E di fatto Facebook sa un sacco di cose su di me e vende un sacco di informazioni su di me, perché se io non ho l'account Facebook ma c'è la mia moglie, c'è la mia figlio, c'è la mia sorella e via di questo passo, tutte quante queste persone costituiscono di fatto una sorta di rete, che è una rete sociale, sulla quale circolano dati anche sul mio conto. Certo, sarò il marito di tale utente, il padre di tale utente, via di questo passo, ma esisto in quanto tale. E quindi merito remunerazione, e questa remunerazione è strettamente legata a una fiscalità del digitale
che purtroppo in Europa tarda ancora un po' a imporsi, anche se ci sono stati dei tentativi. Nel 2018 è stata proposta questa stessa idea, cioè l'idea di una tassazione generale delle piattaforme sul valore prodotto dai cittadini europei, che poi può essere utilizzata, io lo auspico, per redistribuire i soldi ottenuti grazie a questa imposta, per appunto pagare un reddito di cittadinanza, il quale, e termino con questo, dobbiamo ben intenderci, deve essere un reddito universale e incondizionato, ovvero sia e soprattutto svincolato dalla prestazione di servizi sociali, ovvero sia esattamente il contrario di quello che è stato presentato in Italia come reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza in Italia, siamo chiari, non è che un triste e anche mal pagato sussidio di disoccupazione, non dei migliori, con una serie di vincoli estremamente gravi e pesanti da portare per coloro che vogliono avere accesso a questo reddito, è una soluzione talmente malfatta che rischia di avere delle conseguenze negative addirittura. Mentre invece, appunto, un reddito universale, può veramente universale, veramente svincolato dalla prestazione di servizi sociali, non si sostituisce allo Stato sociale, soprattutto non costituisce una fonte di ricchezza e anche un'opzione di libertà, tra virgolette, per coloro che ne usufruiscono. Non c'è assolutamente audio di Gian Domenico, non sento nulla. Sì, no, chiedo scusa. Sì, adesso funziona. No, volevo ringraziare il professore, è stato chiarissimo nell'esprimere, diciamo, la posizione e quali sono un po' le punti deboli, diciamo, delle posizioni del guru, diciamo, americano, ed esprimere, diciamo, il proposto in positivo che sono anche evidenziate nel libro, Gli schiavi del click. Se posso solo fare una domanda da botta e risposta, volevo semplicemente chiedere, ma cioè, esula un po' da quello che abbiamo parlato finora, però chiedevo, secondo lei l'idea di avere Facebook e Google è una cosa a cui dobbiamo rassegnarci, cioè con questa enorme concentrazione di potere, o c'è la possibilità che non sia necessariamente così? Allora, non dobbiamo rassegnarci a nulla, perché le tecnologie sono delle scelte umane o il frutto delle scelte umane, e chi ci dice che una tecnologia è ineluttabile normalmente ha un certo interesse a vendercela o a mettercela, a farcela ingoiare a tutti i costi. Questo storicamente non è mai stato possibile. Se una società o un gruppo di esseri umani rifiutano una tecnologia, o che una tecnologia smette di essere interessante perché i suoi costi superano ampiamente i suoi benefici, beh, questa tecnologia è abbandonata, ed è successo storicamente per tutta una serie di tecnologie di cui abbiamo perfino dimenticato il nome, non lo so, delle alternative alla ferrovia a vapore attuale, delle tecnologie, delle ferrovie che circolavano con tubi dove circolava aria fredda, sono state abbandonate perché costavano troppo ed erano inefficaci, oppure, non lo so, formati audiovisual, come per esempio il laser disc, chi se lo ricorda più? 20 anni fa sembrava che fosse assolutamente ineluttabile perché era meglio del DVD, ma poi alla fine ci siamo resi conto che non era assolutamente meglio, perché i suoi costi e la sua stabilità non c'erano. E la stessa cosa possiamo dire sulle piattaforme di adesso. I costi che queste piattaforme ci fanno sostenere come società tutte intere superano ampiamente quello che loro restituiscono, perché sostanzialmente il discorso delle piattaforme è: beh, se sono delle piattaforme commerciali come Uber, è che, beh, creano posti di lavoro. No, non creano posti di lavoro, creano forme di precariato. Oppure le piattaforme gratuite come Facebook e compagnia, che comunque ci danno un servizio, ma questo servizio noi lo paghiamo 7 volte, perché lo paghiamo con i nostri dati, e poi questi dati sono venduti 5, 6, 7 volte, lo paghiamo con una serie di pericoli ai quali ci esponiamo in termini di violazione della privacy, in termini di distorsione dei nostri valori democratici, più di una serie di
non so, rinuncia a diritti come il diritto, che ne so, alla libertà di espressione, o il diritto alla privacy stessa, e via di questo passo. Quindi, nel momento in cui queste aziende si risultano essere troppo costose, come per noi come società, ecco, lì siamo pronti a superare a superare lo stadio attuale in cui sembrano ineluttabili. Non lo sono, non lo sono sempre state, non lo saranno sempre. E incidentalmente non ci dimentichiamo anche della situazione contingente. Situazione contingente, noi registriamo questa conversazione in piena pandemia di Covid in Europa, quindi in una situazione nella quale siamo oramai imbarcati non in una recessione, ma in una vera depressione mondiale, qualcosa di veramente comparabile a quella del 1929, e in questo contesto noi non sappiamo quali di queste piattaforme sopravviverà da qui a una o due anni. Grandi piattaforme che sembravano essere candidate a vivere in eterno, come Uber, Airbnb, sono state, non dico spazzate via, ma hanno perso delle grosse parti del loro fatturato e dei loro profitti nell'ultimo anno. Altre sono state costrette a riciclarsi immediatamente verso nuovi settori più promettenti. Che ne so, un sacco di piattaforme che facevano intelligenza artificiale per il settore automobilistico, per le automobili a guida autonoma, improvvisamente hanno detto, sentite, la mobilità non è proprio una priorità in questo contesto, perché non ci ricicliamo piuttosto nel settore della salute, e quindi ci sono stati veramente degli spostamenti di capitali e di lavoratori verso il settore della salute. E quindi queste piattaforme, che incidentalmente, pur essendo degli oligopoli, sono in aspra concorrenza le une con le altre, queste piattaforme sono forse destinate a scomparire in un tempo abbastanza relativo. Certo, non tutte, vedremo quali sopravvivono, e vedremo quali, nel contesto specifico, piuttosto riguardo alla questione specifica che ci interessa, ovvero quella del lavoro, quali saranno quelle che assicureranno una migliore difesa della dignità del lavoro. Grazie mille, è interessantissimo tutto quello che ha detto, perché le ultime riflessioni assolutamente illuminanti. Ricordo ancora una volta il libro del professore, diciamo, e consiglio acquisto e lettura, e lo ringrazio tantissimo del tempo che ci ha dedicato oggi. Insomma, speriamo magari in un futuro prossimo di poterlo magari anche ospitare dal vivo, insomma. Live. Certo, grazie a voi, e dunque a una prossima volta, speriamo in faccia a faccia, come si dice. Grazie ancora, buona serata. Grazie a lei, arrivederci.